La parusia, secondo Luca, com'è il lampo che balenando risplende da una estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Quando io sono nato, c'è stata la più grande aurora boreale a memoria d'uomo, ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. E anche questo è accaduto nella mia vita, perché succederà che perfino un papa chiederà ai filosofi di spiegare le ragioni di Gesù Cristo, e io solo lo farò, ma sarò assolutamente ignorato, trascurato e negletto, proprio come ho letto nel suo Vangelo. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, e vedete, sta introducendo ora proprio il tempo di Lot. Lot è di fondamentale importanza in relazione alla fine del tempo, perché al principio del tempo fu proprio il comportamento super di Lot nei confronti dei tre inviati di Dio che scesero sulla terra e andarono a Sodoma che impedì la sodomizzazione. La parusia, secondo San Matteo. Dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Gesù rispose loro: vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, eccetera. Udì l'uomo vestito di lino, egli alzò la mano destra e la mano sinistra e giurò dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Allora tutte queste cose si compiranno. Queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente. E nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1135 giorni. Notatelo bene, togliere 1135 giorni alla fine del tempo secondo i Maya porta esattamente al termine del 12 novembre, ossia al principio di quel 13 novembre dell'anno passato, mentre invece in questo anno c'è il miracolo dei 153 grossi pesci. Considerate quello che sta accadendo ora alla fine del tempo, messo in relazione al miracolo annunziato da Giovanni proprio al compimento, alla fine del suo Vangelo. Gli parla del miracolo dei 153 grossi pesci. Questo è il tempo unitario. Tempo più due tempi, ossia tre tempi, sono tre tempi del tempo intero, tre tempi dati da terzi. L'unità di riferimento sono i 153 pesci. Un terzo di 153 pesci è dato da 51 pesci. 51,6 milioni di euro sono
un 6 che vale 51 milioni di euro. Questo è il senso del tempo, virgola 6, aggiunto al 51, che è esattamente un terzo di 153. Quindi tempo, tempi, indica un terzo di 153, ma indica anche l'intero. Metà tempo. In metà tempo va riferito, in questo caso, al tempo intero dato dal 153 a livello divino e assoluto. Quando il 153 assume il quantitativo divino, va moltiplicato per 10 e diventa 1530, ma sono decine. Il valore assoluto deve considerare non solo le 153 decine di volte una decina, ma anche l'unità data dalla decina. Quindi 153 decine sommate alla decina che fa da unità sono 154 decine. La metà esatta di 154 decine è data da 770. Ora, se sono espressi giorni, per cui l'unità assoluta è data da 1540 giorni, metà tempo è dato da 770 giorni. Considerando fine del tempo, il 21 dicembre del 2012, sì, quello del calendario Maya, alla fine del 21, quindi al principio del 22, metà tempo assoluto si ha togliendo 770 giorni a quella data e arriviamo esattamente alla data del prossimo 13 novembre del 2010, in cui i 153 pesci unitari sono divisi per 3 e quindi sono ridotti a 51. Ogni 6, quindi 151.6 in milioni di euro. E questo conferma in pieno quanto fu annunciato al profeta Daniele, messo in relazione alla fine del tempo, che in questo caso è proprio la fine dell'anno liturgico di questo 2010, che nel suo numero indica esattamente il complesso divino dato da 2000, perché 10 al cubo è l'unità 1000, ma noi abbiamo una coppia di genitori, il Padre e lo Spirito Santo, abbiamo un 2000. 2000 possiamo considerarlo come un piano che abbia 1000 per ciascuno dei due lati generatori. Quando è l'anno, il tempo unitario della Terra, e 10 è il ciclo divino, 2010
esprime proprio il flusso unitario di 10 anni, che considera il piano trasversale avente per ciascuno dei due lati un 10 al cubo, ossia la potenza trinitaria poggiata sul 10. Quindi l'anno esatto è questo. Questo è la pienezza del tempo. La pienezza del tempo a livello liturgico, proprio cristiano, legato al Figlio di Dio, considera la fine del tempo liturgico di questo anno 2010. Il tempo liturgico scade sabato 13. Ebbene, alla fine di questo anno liturgico accade la profezia di Daniele, ed è proprio quanto è collegato al Lot, come avete visto citato proprio da Gesù secondo il Vangelo di Luca. Egli parla come al tempo di Lot, e il Lot super, che difese i tre di Dio, è sostituito dal super Enalotto, che renderà finalmente credibile il profeta che avete davanti, al punto che egli rifarà il miracolo dei 153 grossi pesci, e lo farà per un tempo, per due tempi e per mezzo tempo, esattamente come aveva annunciato l'angelo al profeta Daniele. Per Daniele il 10 giugno 2009 comincia l'ultimo tempo. I beati sono quelli che arrivano a conteggiare un anno prima del giorno della parusia, ossia alla fine del 12 di novembre del 2009, mentre invece la parusia ci sarà il 13 novembre del 2010. Che cosa, avente rilievo mistico, è successo il 10 di giugno del 2009? Su YouTube furono postati 3 video di Natuzza Evolo, e 136 giorni esatti dopo la mia nascita, nel 1938, il 10 giugno, nasce Superman. 136 indica proprio il 13 e la mia vittoria del 6 al Super Enalotto. In quel giorno io ho esattamente 26.070 giorni. 26 è il numero che indica Dio nelle migliaia. 70 indica il movimento intero del 30 nel 100, e indica il movimento che corrisponde alla distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. Voi potete considerare i miei 26.070 giorni di vita in quel giorno riferito da Daniele come il giorno intero, 7, della costruzione del mondo, che è divino, dunque è 70 e realizza nel 26.000 Dio a livello della potenza trinitaria basata sul Dio che agisce attraverso il numero 10. Cosa feci in quel giorno? Ebbene, io in quel giorno ritornai a Saronno dal Brasile e da Montesilvano per compiere a Saronno quello che doveva accadere alla fine del tempo.